Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Doc di oggi, siamo qui per esaminare insieme i giocatori tots della Premier League. Ma come al solito, ragazzi, prima di cominciare, lasciate un bel like qua sotto e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Bene, cominciamo! Però non prima, ragazzuoli, di visitare la descrizione qua sotto dove troverete tutti i miei link per il gruppo Telegram, il sito Viola, eccetera, eccetera, eccetera. Mi raccomando, sul sito Viola cominceremo molto, molto presto. Stiamo per arrivare anche lì, ok, ragazzuoli? Bene, cominciamo! Allora, partirei la mia analisi da Grealish, ok, ragazzuoli? Grealish, a differenza di Ndombele, non è così forte come può sembrare, infatti non lo è. Ha molta agilità, quello sì, però in toto non è niente di esagerato. Come esterno sinistro poi ce ne sono tantissimi altri molto migliori di lui, quindi direi di evitare di fare l'SCR questo giro qua. Ok ragazzoli? Andiamo ai prossimi! Ed eccoci qua, la sezione Premier League. Come potete vedere, io sono già andato abbastanza avanti, quasi fino al 97, perché appunto finalmente sono riuscito ad avere il pass tots, e quindi avevo già 2500 punti in più di default, diciamo, ok? Bene, Show TS, molto forte. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio è il suo basso livello di ritmo. Avesse avuto anche soltanto 110, sarebbe stato un terzino sinistro molto molto potente. E avrei pensato anche di togliere Carlos, perché a livello 100 sarebbe stato più forte in questo Show. Invece, ancora adesso sono andato a guardare, bene o male, a parte difesa e fisico, Carlos è tutto più forte. Quindi per adesso tengo ancora Carlos, poi mi serve per l'intesa ovviamente Carlos ancora, quindi tengo ancora Carlos io. Però Show è molto molto potente come terzino sinistro, ragazzoli, quindi tenetelo d'occhio. Sucek, che devo essere sincero, per ora, se non escono altri CDC, a 100 è uno dei CDC più forti del gioco. Cioè a livello proprio di statistiche, perché è un CDC con incursore, quindi è uno che difende ma che attacca anche di cattiveria. A 102 di tiro, raga, per un CDC è tanto. Cioè il mio CC Vieirai con evento a 100 ha 98 di tiro. Ed è un CC ok difensivo, però questo è un CDC difensivo, cioè è un CDC. Eppure ha anche una padella d'attacco, quindi ragazzuoli, non è messo male sto CDC per un cazzo proprio. Poi è alto alto, 1,92 con colpo di testa potente. Secondo me questo qui a 100 è uno dei CDC più forti del game finché non ne esce un altro davvero devastante, che tanto uscirà nella Bundesliga perché Kimmich c'è sempre. O terzino destro o CDC, ma Kimmich c'è sempre. Negli UTOZ, nei TOZ, Kimmich è troppo forte. In questi ultimi anni sta facendo degenerare Kimmich, quindi ci sarà sempre Kimmich. Passiamo a Jamie Vardy, che devo dire il potenziamento mi piace, però non è consono per lui. Cioè, allora, fondamentalmente Torre serve a uno che è già di suo grosso, ok? A uno già di suo grosso, ovviamente lo rende ancora più buggato sulla sua grandezza e cose del genere, sui colpi di testa e tutto quanto. Su di lui è un pochettino sprecato. Avrei preferito un seconda punta o un qualcosa del genere. Seconda punta, ma anche finalizzazione, però non Torre. In questo caso Torre, che è comunque uno dei miei potenziamenti preferiti per quelli alti, per quelli bassi appunto non è niente di eccezionale. Infatti purtroppo devo dire che questo Vardy non è eccezionale. È molto buono, ma non è eccezionale purtroppo, ragazzuoli. È fatto abbastanza male. Passiamo al prossimo, che è João Cancelo. João Cancelo, ragazzuoli, anche lui ha un difetto, che è il potenziamento, raga, cioè reattività. È il potenziamento più scarso che c'è dei terzini. Non ti dà marcatura, non ti dà le cose quasi più importanti per un terzino, quindi no. Cioè, l'unica cosa buona che dà effettivamente è la reattività, che è una delle cose più utili che c'è. Però, ragazzuoli, la reattività, cioè, solo quella, non è che ti rende una bestia. E purtroppo, cioè, lui è molto potente, però io non voglio mettere reattività, raga, cioè è il potenziamento più scarso che c'è, quindi insieme a forza, quindi no, cioè, ma proprio no, non lo voglio mettere. Anche se Cancelo, raga, io l'avrei messo molto volentieri, perché comunque a livello, cioè, tra Letizia e lui, Letizia è molto più veloce, ma lui è molto più completo, cioè, c'ha più 16 di difesa confronto a Letizia, 3 gen in meno, Cioè, giusto per dirlo, perché comunque cazzo fa anche di fisico, c'ha cioè 4 in più, cioè comunque raga, sto Cancelo è una bestia, solo che porca puttana c'ha reattività, vabbè, passiamo al prossimo raga, che veramente quando l'ho visto con reattività, prima l'ho visto faccio, ah, qui guardo reattività faccio, comunque andiamo al prossimo dai, Son, ecco uno che ho visto che solitamente mi aspetto sempre lento, perché lo fanno sempre lento, scarso, cose così. Veloce, con un ottimo tiro, buoni passaggi, buonissima agilità e un discreto
fisico con velocità 5 su 5 di piede debole, alto alto, tiro di precisione, tiro da lontano, dribblatore veloce, raga, a me mi piace. Infatti stavo pensando di prendere proprio lui come 97 del girone della Premier, ragazzoli, perché è molto molto potente. Ederson portiere invece, raga, lo vedo come un portiere da versus attacco, ma proprio senza alcun dubbio, perché non ha presa, non ha tuffo, e sono due delle cose più importanti che servono ai portieri nel confronto, insieme al riflesso ovviamente e al piazzamento. Però ragazzoli, se su 2 su 4 fai cagare, penso che tu prenda un pochettino di gol. Oltretutto ha elevazione 86, che non è praticamente nulla, perché comunque ragazzoli l'elevazione serve sui tiri a girare, quelli dai lati, cose del genere, no? Se non hai elevazione non riesci ad arrivare a prendere la palla, capite? E quindi succede disagio. E quindi mi sento di dire che è un portiere buono, sì, per il versus attacco. Schifoso, sì, per il confronto. Non lo usate per il confronto, usatelo per il versus attacco, nel caso che giocate solo il versus. Se giocate entrambi, Ederson non è il portiere fatto per voi. Allora ragazzuoli, adesso passiamo finalmente ai 99, che anch'essi qua sono free, nel caso che utilizzate i biglietti qui, ok ragazzuoli? Sempre la solita storia, i 2,99 sono free, il 100 volendo anche, ma il 100 non conviene mai, perché dà ben quasi 100 punti in meno dell'ultimo tots, quindi non conviene, conviene prendere 2,99 anche per i livelli di prezzi e cose del genere, ok raga? Bene, esaminiamo Ruben Dias, che quest'anno ha fatto una stagione della Marema Santissima, buonissimo come difensore, però me lo aspettavo meglio. E questa cosa qua, che le hanno messo capitano, che comunque anch'esso non è che sia un potenziamento incredibilmente forte a livello difensivo, è semplicemente quello più usato per adesso, finché non metteranno Mastino e faranno utilizzare appunto marcature e contrasti ai difensori veramente forti. Ragazzuoli, appunto, secondo me questo qui è uno di quei giocatori che potrebbe esserci negli ultimi tots. E se fosse così, avrebbe molto probabilmente Mastino, o intercettazioni, o contrasti, o marcatura, comunque, ok? Come potenziamento, e sicuramente sarà 10.000 volte più rotto di questo, anche se questo comunque è fatto molto bene, eh? Perché comunque a 99 a 101 di ritmo, 124 a 120, ok? Con comunque 108 di elevazione, 1,87 di altezza per medio-alto, quindi molto bella questa cosa qua, con colpo di testa potente. In più ha molta forza, aggressività, contrasto, impegno, marcatura, reattività, come potete vedere, a 133, perché la reattività comunque è molto importante, perché serve proprio, è proprio quello che determina quanto ci mette un giocatore a fare le cose. Quindi la reattività è una delle cose più importanti, però paradossalmente, tipo il potenziamento reattività è uno dei più deboli, perché dà solo reattività. Se uno ha solo reattività e fa tutte le cose veloci, però non riesce a fare le cose bene, e che cazzo gli serve, no? Giusto per farvi capire. Adesso appunto, marcatura, 136, 98 di equilibrio, è un DC molto potente, c'è poco da fare, però ho il dubbio che esca Utoz, quindi non lo so, non lo so. Io non punterò neanche alla Premier, perché vedendo i giocatori a me i 2,99 non servono, perché poteva servirmi lui, ma lui proprio no. Allora raga, ho visto già gente che diceva Salare, fortissimo, no. Allora non è una cosa, però un'ala destra che non arriva neanche a 130 di ritmo a 99, ora come ora, è da prendere e buttare nel cesso. Questo qui è appena uscito, è da prendere e buttare nel cesso. O lo si utilizza nel versus attacco. Nel versus attacco questo è fortissimo, ma nel versus attacco, perché raga, agilità per un'ala destra è buono come potenziamento solo e unicamente se la suddetta ala destra o sinistra ha già di suo 130, 135 o 140 di ritmo. Ok raga? Se non ha quei livelli di ritmo, agilità è un potenziamento de merda, se utile solo e unicamente per appunto il versus attacco. Anche perché ragazzuoli, non dà un cazzo. Cioè, per un'ala destra, avere finalizzazione alta non serve a un cazzo. Come potete vedere, allora, la cosa che servirebbe all'ala sono cross e c'ha 106 questo Salah. 106! Non serve, non becca neanche le... Cioè, non becca neanche la testa dell'uomo più testone del mondo, per dire, ok? 132 di finalizzazione che non serve a niente per lui, a meno che non si troverà in aria. 123 di potenza tiro e 115 di tiro da lontano, che sono le due cose che effettivamente gli servono, ce le ha bassissime. È una merda, cioè passaggi lunghi 101, raga, 101,
per poi avere 135 di dribbling, 137 di agilità, 130 di controllo palla e 136 di equilibrio. Che cazzo me ne faccio di uno che non cade per terra se poi devo arrivare fino in aria, praticamente dentro l'aria, davanti al portiere, per tirare e segnare, perché sennò non segna. Non serve un cazzo. Ragazzi, questo qui è un giocatore classico, proprio classics, per il versus attacco, che neanche troppo buono, perché se dovesse crossare fa dei cross di merda. Cioè, detto sinceramente, raga, questo qui è uno di quei giocatori che vi fa bestemmiare, perché lo prendete e dite: ehi, 99 Salah! Però poi è una merda. Cioè, c'ha un botto di potenziamenti bellissimi, caratteristiche, però è una merda. Fondamentalmente, cioè, non è che è una merda, ma è fatto male. È fatto male, 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 perché appunto, raga, uno lo guarda così e dice: vabbè, è un po' lento, ma se poi lo guardi bene, bene qui, dici: porca puttana, c'ha dei disagi non indifferenti, perché comunque li ha, e li ha anche di prepotenza, cioè ne ha parecchi, raga, ma parecchi, cioè 74 di testa, 90, 87 di elevazione, ok? Giusto per dire, 118 di reattività. Cioè lui comunque non è neanche uno di quelli che ti dice clicco, tira e tira. Lui clicco, uno, e poi tira. Ok, raga? Cioè, è quello il fatto, perché... cioè, ha troppe cose che non vanno bene questo Salah per poterlo utilizzare nel confronto e nel versus. Lui nel versus può ancora andare bene, ma nel confronto questo qui è uno di quei giocatori che non vedrà mai palla. Mai, 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 mai. Adesso, ragazzuoli, passiamo ai 200. C'è anche il 101 che... è De Bruyne, ok, ci sta. Però, ragazzi, cioè, sinceramente, è uguale all'altro. Solo che questo qui è COC, l'altro era CC. Questo qui magari è un pelino ino più forte ed è COC. Boom, fine. Cioè, ci sta, però ha un potenziamento anche qui di merda. Perché devi dargli contropiedi? Spiegatemi cosa cazzo gli serve contropiede a un COC. Perché allora, di nuovo lo stesso discorso, a un COC gli serve tiro da lontano e potenza di tiro. Lui ce l'ha, per fortuna di Dio, perché lui ce l'ha già di suo, ok? Perché è già una bestia di suo. Però contropiede gli fa salire finalizzazione. Che fondamentalmente, appunto, finché non entri in area finalizzazione non serve un cazzo. Cioè, detto proprio sinceramente, non serve un cazzo. E il COC deve avere invece la possibilità che se tira da fuori area di segnare. Capito? Lui ce l'ha lo stesso perché c'ha dei tiri della Madonna, però... è proprio la questione che non va bene. Cioè, poi, appunto, tocca delle cose inutilissime, secondo me. Però, vabbè, sono dettagli. Appunto, contropiede non è una delle più belle che c'è, perché aumenta soltanto passaggi, praticamente due cose. Uno di ritmo, uno di tiro e uno di agilità. Da tutto un po', ma tutto un po' male, appunto. Quindi niente di esagerato. È un buonissimo COC, sicuramente, questo De Bruyne, perché alto alto, 5 su 5, di caratteristiche speciali, di piede debole. Una bestia, ok? L'unica cosa che mi fa storcere un po' il naso è il potenziamento abilità. E ovviamente il fatto che comunque c'è lo stesso giocatore, un pelino ino, più scarso, però ho messo CC con incursore che è un potenziamento decisamente superiore a contropiede, quindi... Poi secondo me, essendo che De Bruyne ha fatto una stagione della Madonna in finale di Champions League, ci sarà anche Ultimate Tots con molto probabilmente un potenziamento degli attaccanti, no? Perché adesso cominceranno a mischiarli i potenziamenti, e se lui si dovesse ritrovare con un potenziamento come seconda punta, per dire, ciao miei cari, e diventa il COC più forte del gioco, più rotto anche di Kakà e di tutti gli altri, e ciao ciao Birdie! Comunque... esaminiamo anche gli altri 200. Bruno Fernandes, molto potente perché comunque ha dribbling, che è un'abilità decisamente superiore a contropiedi. Ovviamente è più scarso praticamente in tutto, cioè di De Bruyne, di passaggi, di difesa è più alto di poco, di fisico è più basso, di tiro è più basso, di ritmo è più basso. Però, ragazzuoli, in generale questo Bruno Fernandes è free, mentre invece De Bruyne no. Però, come già vi ho detto prima, il 100 è free, ok, ma ci perdete un sacco negli ultimi tots, quindi conviene sempre prendere i 2,99 e l'icona evento. Però, nella Premier, l'icona evento fa schifo, adesso andremo a esaminare anche quello, ok? Comunque lui è molto potente, ci sta, anche perché con dribbling al 13, perché posso averlo al 13, diventa abbastanza forte, ragazzuoli, cioè, diventa molto molto potente. Ovviamente non come De Bruyne, però... è comunque il secondo COC più forte di quelli normali, cioè di quelli... ah!
non icone Prime, ok? Quindi ragazzuoli, ci manca soltanto più Kane, detto Kane, oppure il contrario, Kane detto Kane, che è un cazzo di palo, perché come, cioè, 104 di ritmo, ora come ora, da attaccante non vai da nessuna parte, però ha 130 di tiro è ok. 105 di passaggi, che è molto buono per un attaccante, quindi lui è uno di quelli che può far da sponda e giostrare il pallone, ok? Con 113 di agilità e 110 di fisico. Lui è il classico giocatore che nel versus attacco è infermabile. Infermabile, perché dribbla, tira, c'ha fisico, c'ha passaggio, è infermabile. Nel confronto dipende come lo si utilizza. Cioè, nel senso, in un attacco a due potrebbe essere devastante. In un attacco a unica punta, ovviamente nei lanci lunghi non li si può fare perché è troppo lento, però nel cross spam comunque potrebbe essere forte, perché con suo 110 di fisico, con 107 di elevazione, 121 di testa, 113 di forza, di aggressività, per un 88, 89 kg, alto alto, con passaggio lungo, tiro da lontano, fantasista, tiro da esterno. Fondamentalmente lui nel confronto non è quel giocatore eccezionale che ti risolve tutte le situazioni, però di testa e di piede sicuramente, se ha la palla in aria, segna sempre. Però appunto il difficile sarà poi fargli arrivare la palla in aria giusta per farlo segnare. Però sicuramente un attaccante che nel versus attacco dà proprio il massimo, nel confronto invece è buono. Mettiamolo sotto questo punto di vista, nel versus attacco è top player degli attaccanti, nel confronto è uno di quelli buoni che si possono utilizzare per comunque fare delle scalate senza nessun problema, però ovviamente bisogna inserirlo nella situazione giusta, ok ragazzuoli? Bene, adesso andiamo ovviamente a esaminare l'icona Prime, eviterei perché tanto non sono prendibili, guardandole ti viene soltanto da piangere, dici perché non ce l'ho anche io solo una e quindi non la voglio vedere. Moore, allora, dalle statistiche, come potete notare, con marcatura che dà una difesa incredibile, però, allora, 98 di ritmo non è neanche pochissimo, ok? Però non è neanche tanto. Con 103 di passaggi, 100 di agilità, 132, 106. Ok, Moore è stato uno dei difensori centrali più forti della Premier League che abbia mai giocato, appunto perché ha fatto tantissime cose, appunto. Però, ragazzuoli, nei giochi, un difensore alto 1,78, con medio-medio, no, con 104 di elevazione, io non lo inserisco. Cioè, raga, 104 di elevazione, di forza 109, 104 di aggressività, poi ha, ok, tantissimo sulla difesa. Cioè, lui ha tantissimo sulla difesa, proprio tantissimo sulla difesa, però è quel giocatore che nell'uno contro uno non lo salti manco se preghi il Gesù, però di testa lo superi sempre, anzi speri che ci sia proprio lui che ti marca quando vai a colpire di testa, perché segni sempre se c'è lui a colpirti di testa, cioè, poco ma sicuro. E soprattutto cioè, raga, è lento, cioè, allora, è lento, è basso e ha solo difesa. È uno di quei giocatori che comunque o li vai addosso o non ti toglie la palla, cioè fondamentalmente è quello, o sbagli tu a dribblare il tempo, queste cose qua, se no non ti toglie la palla, cioè quello è il fatto. Quindi poi non ha caratteristiche speciali, raga, cioè zero caratteristiche speciali. Avesse avuto anche solo si butta nei contrasti, no, come Baresi, che è quello che lo rende ancora più forte del normale, ok, ma no, non c'ha neanche medio alto, avesse avuto anche solo medio alto, ma proprio no. Quindi questo qui è uno di quelle icone evento che io sconsiglio in assoluto, ok? Sconsiglio. Poi se vi piace il giocatore di Premier, ovviamente ve la ritroverete, quindi sti cazzi. Però appunto, ragazzoli, ve la sconsiglio tantissimo, ok? Per questi punti qua che ho in più, ve l'ho già spiegato, appunto, ok? Che ho preso il pastozzo e ho preso 2500 punti in più, ok? Adesso passiamo a esaminare le riserve, perché ragazzoli, qui c'è un paio di roba che mi ispira. Allora, Martinez invece, ragazzuoli, è uno di quei portieri che secondo me è già più forte di Donnarumma. Nel senso, lui a 98 l'ho visto e ha tutto più forte di Donnarumma.
Ma tutto, eh? Cioè, non è che dici una cosa, tutto più forte di Donnarumma. Quindi, forza riflessi arriva ad avere appunto un punto in meno, ma tutto il resto è tutto sopra. E quindi, come portiere, sicuramente è superiore. È alto anche lui 1,95, ha rimessa lunga, ok? E appunto ha elevazione 83, che non è chissà che cosa, però comunque è alto. Quindi, l'elevazione in questo caso può essere anche più bassa, perché è alto lui come portiere, ok? Però non è male per niente, non è male per niente. Infatti, però vorrei provarlo, raga. Se qualcuno ce l'ha, lo trova, lo pesca, lo provi per favore, mi faccia sapere qua sotto nei commenti. Secondo me, nel confronto, questo qui è uno di quei portieri fastidiosissimi, perché ha davvero tantissima presa, è uno di quelli che ti blocca le palle così e se ne va via tranquillamente come se nulla fosse successo. Ok? Ma passiamo a Rashford, che come esterno sinistro è fatto veramente, ma veramente, veramente, veramente bene. Ok che c'è Mané, però Mané costa un tot di milioni, questo lo si può pescare, costa comunque di meno, di sicuro. E raga, lui non è male, perché comunque ha tiro da lontano, che è un'abilità pazzesca, è fortissima come abilità, con 120 di ritmo, 110, 105, 115 e 93. E questo qui è il Rashford delle riserve, raga. Cioè, sto cazzo. Dovesse uscire una riserva Autoz, sarebbe la fine. Comunque, vabbè, dettagli. Ha delle statistiche molto, molto ingarranti. Ha molto cross. Cioè, molto cross no, però io sono tiro da lontano all'8, quindi può salire. Arriverà sicuramente a 120, cosa del genere. Buona velocità, buon tiro, perché comunque c'è anche 120 di potenza. Cioè, è anche abbastanza fisico, equilibrio, quindi difficile da buttare giù, con alto, medio, punizione potente, egoista, classe, tiro da lontano, dribblatore veloce. Cioè, raga, lui sul dribbling ha ben tre caratteristiche: egoista, classe, dribblatore veloce, poi ha punizione potente e tiro da lontano. Però, raga, Rashford, tanta, tanta roba! Molto, molto potente come esterno sinistro, nel caso che non si abbia, appunto, Mané o Chiesa, no, per dire. Poi c'è Gundo il cane. Allora, Gundo il cane, raga, è una bestia. Cioè, allora, questo CC è una bestia. Cioè, adesso non è per qualcosa, no, però è una bestia. 98 con 107, 111, 125, 117, 102, 101. 5 su 5 di piede debole. Incursore. 1,80, alto medio con tiro da lontano, fantasista, raga, Gundogan. Questo Gundogan è veramente, ma veramente forte. Cioè, guardate i passaggi, raga. C'ha 139 di passaggi corti, 131 di passaggi lunghi, 121 di visione, 110 di cross. Cioè, boh, un botto di dribbling, un botto di potenza di tiro, è fatto benissimo. C'ha anche marcatura, c'ha tutto, raga. Questo CC è una bestia, è una bestia. Cioè, è davvero molto forte, io lo vorrei. Questo qui è uno dei pochi che, se posso, cerco di accaparrarmelo, perché è veramente adesso uno di quei pochi che mi piace un casino. Lui, Son, come sono fatti. Cioè, loro due mi piacciono veramente un sacco, pazzeschi, appunto della Premier, secondo me. Poi c'è appunto Ruben Dias, che è fortissimo, Kane, che mi piace tantissimo, anche lui, Shaw e João Cancelo, che non sono per niente male. Gli altri, più o meno, Adesso, ragazzuoli, andiamo a guardare l'ultima cosuccia, che sono appunto i giocatorini, quelli del cazzo, quelli della Hero SLL. Vabbè, c'è Schmeichel qui, ma a 50 euro, che cazzo si compra Schmeichel, che è una stronzata, anche perché c'è il numero uno, è un portiere con statistiche veramente ridicole, quindi sinceramente io eviterei. Ok, ragazzuoli, poi 50 euro, ma siete scemi? Questo terzino sinistro che è Al-Shanani, raga, è una bestia. Quando l'ho visto ho detto, cos'è? Cioè, allora, 86. Ok, un 86 con 111 di ritmo, 88 di passaggi, 96 di agilità, 94 di difesa e 85 di fisico. Ma che cazzo ha visto questo? Oh. Ma poi che capelli ha? Ma poi, ragazzoli, c'è, cioè, cross anticipato, dribblatore veloce, 1,71 alto, medio. Ok, vedrete, basso come la merda, ci sta. Però quelli bassi corrono come dei disgraziati. Guarda, c'ha 111 di ritmo, hanno 86. Questo a 100? Mi sembra che l'ho visto su FIFA Render, se arriva a 130. Cioè,
È pauroso, eh? E anche di difesa non arriva a livello poco, è davvero fortissimo questo tizio qua. Poi da vedere in campo, ovviamente, se rende o meno, ma tanta roba. Ragazzi, il video di oggi finisce qui. Spero che la spiegazione di questi nuovi giocatori della Premier vi sia piaciuta. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Mi raccomando, e se avete ancora dubbi su questo evento, ovviamente scrivetemi qua sotto nei commenti e cercherò di rispondere a tutti quanti. E mi raccomando, rimanete aggiornati perché domani uscirà un nuovo video. Ok, ragazzuoli, lasciate un bel like qua sotto e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Ciao ciao! Da Doc di Ciao ciao!